great French writer Stendhal was so fond of Milan that he famously dubbed himself Milanese in his epitaph. Ever since I've been here, I've been on the hunt for signs of this city's irresistible charm. You can find it in remnants of its history and in symbols of the collective imagination. Most of all, though, you see it in the movement of Milan, the movement of its people, the movement of its ideas, and the movement of its contrasts. Milan brings together people, culture, and ideas, and excellence is the result. Football and film, two of the world's favourite pastimes. Tales that dazzle people and cultures from all walks of life. Whether amid stadium floodlights or a dark cinema hall, these features simply set the stage before it's showtime. There's one small difference. In the world of cinema, there's always someone who knows how it ends. Che cos'è il cinema? È una cosa meravigliosa a cui non saprei proprio più rinunciare, è qualcosa che mi ha salvato la vita anche qualche volta. Il cinema è un lavoro molto collettivo, in questo senso è veramente vicino al calcio, nel senso che c'è un presidente che è il produttore, c'è un allenatore che è il regista e poi però ci sono gli attori e la squadra che scende in campo e che ci mette la faccia e le gambe nel caso del calcio. E dico questo perché è come il calcio uno sport di squadra. Il cinema, non mi piacciono i miei colleghi che dicono il mio film, certo è mio, ma non nessun regista lo può fare da solo un film. Hai bisogno delle altre persone e questa è la cosa più bella dell'avventura cinematografica. Milano è la città, prima di tutto, la città che mi ha cresciuto. Io sono di Napoli, ci tengo, sono molto legato alla mia città e alle tradizioni napoletane. Milano è la città che mi ha permesso di fare le cose che amavo, davvero, perché la Milano della fine degli anni 60 c'era una creatività, una voglia di cambiare il mondo, una spinta utopistica che era straordinariamente forte. Per me Milano è una città a cui non potrei rinunciare. Ho casa a Milano e ci sto proprio bene. In questo momento poi è straordinariamente interessante, straordinariamente viva. È uno dei più bei cinema, San Siro è uno dei più belli stadi in Italia come possibilità di visione. L'esperienza nello stadio è irripetibile, come andare al cinema e vedersi un film al cinema o vederselo su un televisore o su un iPad a casa. È un'esperienza, da una parte è un'esperienza immersiva, nel senso che sei dentro totalmente, c'è l'odore dell'erba, quando entri dico sciocchezze, però è così. La vicinanza delle altre persone, l'emozione che cresce insieme. Energy, fusion, and the chance to write one's own story. Milan provides support and inspiration. It offers new stages upon which to shine. Evidentemente questa dimensione di follia che c'è da sempre, per la verità, e non solamente ultimamente, in questa squadra attira persone che sono già disponibili verso questo tipo di cose. E in qualche modo è divertente anche questo, essere tifosi di una squadra così. Ma a me piace questo, è molto rock and roll l'Inter, secondo me, molto rock and roll. Esce il portiere. Mi ricordo Liverpool. Resiste alla carica. Porta via la palla al portiere
mentre la stava facendo rimbalzare, che è una roba pazzesca se ci pensi. Quello è geniale. Però c'è una cosa che mi ricordo, eravamo a Marrakesh, stavamo girando Marrakesh Express, e una cavalcata di Nicola Berti, di quasi tutto il campo con gol finale, ecco lì senti, era come filmare una carica di cavalleria proprio. È un'emozione che cresceva, c'era già la musica che cresceva per il finale, quello veramente mi è rimasto impresso. Tante cose. Il calcio è un grande film. E l'Inter ci ha abituato a non sentirti mai sicuro sulla poltrona, non devi dare mai niente per scontato, e questa è la regola del cinema, per esempio, no? Se tu in un film capisci già come andrà a finire la storia, sei meno attratto. Ecco, con l'Inter non c'è pericolo, devi starci attaccato fino all'ultimo minuto. An Oscar-winning director, just like a great footballer, offers the greatest insight into stories in which it is impossible to remain mere spectators. Mi piacerebbe che la scena prossima dell'Inter fosse una scena come musicista di jazz. La musica c'è, la sappiamo, l'abbiamo scritta con l'allenatore, e poi però, porca miseria, sono lì che improvviso io. Ecco, io credo che il futuro dell'Inter sia da una parte la concretezza di un lavoro di un lavoro su Milano, quindi lo stadio, la città, le cose, e dall'altra parte il ritrovare quest'anima che ha sempre avuto, folle, ma proprio per questo affascinante. The story goes that shortly after creating the motion picture, it was none other than the Lumiere brothers who claimed that cinema was an invention without any future. Thankfully, they were mistaken, but it's no big deal. Even the best footballers can occasionally score own goals. Stop!